Alex, ieri il primo giorno del Palio dei Normanni si è concluso davvero in maniera bellissima, meravigliosa. Sei entrato col cavallo, com'è stata questa esperienza? Beh, sicuramente toccante, interpretare dei personaggi storici che hanno questa importanza è sempre una grande emozione, ma soprattutto perché rivive il paese. Cioè, rivive il paese come se fosse in quel momento storico e tu fai parte di questa magia. Tu conoscevi la città di Piazza Armerina? Sì, Piazza Armerina sono stato, penso, due anni fa, ma non l'avevo vissuta, ci ero passato, sai, proprio... Certo, da protagonista. Hai visto il calore della gente? Probabilmente avranno accolto così anche il conte Ruggero, ammesso che sia mai venuto a Piazza Armerina. A te ti hanno riservato un'accoglienza calorosissima. Sì, beh, ma la Sicilia è pazzesca. Cioè, il calore delle persone in Sicilia è vero. Tutte le persone che tu incontri ti dicono quello che pensano, nel bene o nel male, perciò questa è la vera forza della Sicilia. Hai visto la piazza? Come trovi la nostra piazza? Beh, la nostra piazza Duomo, ecco, specifichiamo, ne abbiamo... Parla da sola. È una piazza stupenda. E poi il fatto che diverse ere, diversi momenti sia stata costruita, fa sì che praticamente come un puzzle storico, che tu ogni punto che vedi dici, ma chissà che fatica che hanno fatto per far questo, chissà che fatica che hanno fatto per far quest'altro. Dice, fantastico. Andrei a visitare i mosaici, la nostra villa romana? Spero di sì, spero che adesso con l'assessore tutti quanti facciamo un giro in questa bellissima città, perché non voglio passare un'altra volta che poi dico vabbè, l'ho vista solo di passaggio. Assolutamente no, devi per forza visitarla per benino. Questo pomeriggio, l'ultimo giorno del palio, il più importante se vogliamo, quello della giosta, della quintana del Saraceno. Tu arriverai a cavallo? Sì, 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 arriverò a cavallo e poi vediamo chi vince, speriamo che vinca il migliore, no? Vincerà sicuramente il migliore, e, visto che ormai tu fai parte dell'organizzazione, questa è la maglia? La maglia del palio. Del palio, guarda che bello. Sei ufficialmente a tutti gli effetti. L'azzurro, vedi che roba, palio dei Normanni. Una meraviglia. Adesso posso gareggiare anch'io? Guarda, secondo me faresti una bella figura. Abbiamo visto come cavalchi, tra l'altro sappiamo che tu addestri cavalli, hai avuto, la tua famiglia si occupa. No, ce li abbiamo ancora, poi purtroppo vedi, è un momento per i cavalli, non è positivo, perché c'è stato un boom dei cavalli, poi è finito tutto, perciò ci sono rimasti ormai 8 cavalli. Che rapporto hai tu con questi animali splendidi? L'animale del cavallo ha un'intelligenza pazzesca e soprattutto... Cavalcare un cavallo non è una cosa meccanica, ma è una comunicazione che hai tra l'animale e l'uomo. Tu devo dire che ieri hai dimostrato che questa comunicazione andava, cioè era perfetta. Sì, sì, no, ma il cavallo che mi ha dato era stupendo, perché non aveva paura di niente. Ed è difficile. Sono abituati a questo tipo di manifestazioni. Sì, ma non aveva paura di niente, non aveva paura dei tamburi, non aveva paura delle niente. Favolo. Allora, un messaggio a tutti i tuoi fan che, devo dire, ieri erano numerosissimi. Beh, non so quando andrà in onda questo pezzo, ma... Praticamente guarda. Guardateci, noi abbiamo girato la 13ª stagione di 100 vetrine, perciò abbiamo girato un sacco di storie interessantissime. E buona estate per quello che può esserci ancora di estate. Un bacio.